anche il liceo scientifico-linguistico Michele Amari di Lingua Glossa ha aperto le porte a genitori e nuovi potenziali studenti nella giornata dell'Open Day svoltasi la scorsa settimana. Una giornata densa di attività, iniziate con l'inno dell'Italia, d'Europa e poi non poteva mancare l'inno del liceo Amari, eseguito dall'orchestra e dal coro dell'istituto. Non si tratta soltanto di una giornata di Open Day straordinaria, perché ricordiamo che l'ultima sarà giorno 4 febbraio, ma è un momento di vera e propria festa. Io ho avuto modo questa mattina non solo di visitare i vari laboratori, che sono tutti straordinari, perché pensati, seguiti anche dagli insegnanti curriculari che si sono divertiti insieme ai ragazzi, ma è un momento di condivisione di un percorso formativo, un momento di incontro tra le istituzioni, perché ricordo che anche il Comune di Lingua Glossa ci ha sponsorizzato, la Chiesa, la parrocchia, quindi un momento di incontro tra le istituzioni e i ragazzi e l'utenza in una giornata di festa. E quindi siamo nel momento del pranzo, tante pietanze, abbiamo la cucina spagnola, la cucina medievale, la cucina antica, ma al di là di quello che assaggeremo, ed è tutto molto buono, è bene vedere i volti dei nostri alunni felici, contenti, perché stanno insieme ai loro insegnanti, insieme ai loro genitori, insieme ai loro compagni più piccoli che in gran massa si stanno iscrivendo nella nostra scuola, e quindi è un momento di grande gioia per tutti. Io sono orgoglioso di guidare, di essere il dirigente di questa istituzione scolastica. L'Open Day è proseguito con le dimostrazioni delle tante attività svolte nei circa 30 laboratori allestiti con cura nelle aule del liceo, fra i quali il caffè filosofico e il laboratorio di recitazione artistico e scientifico. Notevole il momento conviviale del pranzo con la degustazione di prodotti tipici latini e medievali. Momento particolarmente toccante della giornata è stato quello che ha visto riuniti ex alunni, ex professori e ex presidi del liceo scientifico linguistico Michele Amari di Lingua Glossa. Da menzionare anche la maratona sportiva, per poi chiudere in bellezza la giornata con l'esibizione delle band musicali. Dopo quanto ha detto anche il nostro dirigente scolastico, professor Lutri, io da responsabile di questo plesso del liceo scientifico e linguistico di Lingua Glossa mi sento onorata, orgogliosa intanto di appartenerne, di quindi il senso di appartenenza nei confronti di questa scuola. È una giornata speciale perché grazie anche al Comune di Lingua Glossa abbiamo realizzato una giornata di circa 12 ore nella quale tutti i nostri studenti dal primo all'ultimo anno hanno realizzato tantissimi laboratori che vedrete attraverso le immagini, ma la cosa più interessante e anche più emozionante di questa giornata, devo dire, è l'incontro con gli ex studenti di questo liceo che da quasi 50 anni di questa sua grande istituzione. Inizialmente era Leonardo fino agli anni 95, dal 95 in poi diventa Amari, quindi noi siamo Michele Amari, liceo, sezione staccata del liceo scientifico e linguistico, e dunque vedere tutti gli ex allievi, anche degli ex presidi che si sono avvicendati in questi anni, e vedere dei grandi maestri. Poco fa abbiamo visto anche il maestro di tango argentino, Angelo Grasso, che proprio è stato allievo di questa scuola, veramente è un grande onore, oltre che una grande soddisfazione, perché le eccellenze sono qui proprio alle pendici dell'Etna. Accanto a me ci sono stati tutti i colleghi che ringrazio particolarmente, e soprattutto ringrazio i nostri studenti, perché nel corso di qualche giorno hanno realizzato circa 30 laboratori, quindi ognuno di noi si è occupato del proprio laboratorio, chiaramente e in base anche alla disciplina, alle materie di insegnamento. Poi tutti gli sport, noi siamo stati pionieri di uno sport che si chiama off-ball, che è nato grazie alla professoressa Vasta, ma siamo anche orgogliosi di avere qui anche Erasmus, il Comenius. Le nostre eccellenze hanno girato tutta l'Europa nel corso di questi anni. In un paese di 5.400 abitanti, avere una istituzione così forte e valida come il nostro liceo non è altro che motivo di grande orgoglio.